vediamo con Rosario Carello le prime notizie del nostro TG. Buongiorno Roberta, partendo dalla situazione dei rifiuti, come capita spesso purtroppo parlando della capitale, mentre continua a fatica l'opera di pulizia dell'AMA, martedì la sindaca Raggi insieme con i dirigenti dell'AMA e del Dipartimento Ambiente saranno ascoltati dalla Commissione Rifiuti della Regione nel Mirino, in modo particolare la situazione del 15° municipio. Valentina Pena. Una signora prova a scavalcare un cumulo di rifiuti che invade il marciapiede, ma rinuncia. Un'altra rinuncia invece a buttare una busta e se la riporta via. E chissà cosa avrebbe ambientato Giorgio Streller in un teatro come La Strada, alla storta a lui dedicata. Questa è la situazione in cui versano le strade di Roma nel giorno dell'insediamento del nuovo consiglio d'amministrazione di AMA. Le responsabilità sono state valutate e l'impegno c'è. Massimo Ranieri, neonominato consigliere, non si concede ancora alle telecamere, ma assicura. Abbiamo iniziato a lavorare. Al via i contatti con i responsabili degli impianti AMA di trattamento. Quelli sopravvissuti dopo l'incendio del TMB del Salario sono due, Rocca Cencia e Ostia. Ma la catena del degrado inizia dall'ultimo passaggio, lo smaltimento finale del materiale trattato nei TMB. La capacità attuale di 600.000 metri cubi è insufficiente per le quasi 800.000 tonnellate annue prodotte nella capitale. Dunque è necessario espandere questa capacità o ridurre il fabbisogno potenziando la raccolta differenziata. Questa è una delle prime sfide da affrontare per il nuovo CDA presieduto dall'avvocata Luisa Melara e per il nuovo amministratore delegato Paolo Longoni. Non ce l'ha fatta Emanuele Cristini, il sindaco di Rocca di Papa, rimasto ferito nell'esplosione del 10 giugno, quella che ha devastato il palazzo comunale. 47 anni, era stato l'ultimo a lasciare la struttura dopo aver messo in salvo tutti i presenti. Ieri sera il decesso all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove era stato ricoverato con ustioni sul 35% del corpo. Le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni per problemi respiratori. Sale così a 2 il numero delle vittime dell'incidente. A perdere la vita domenica era stato Vincenzo Eleuteri, il delegato del sindaco, tra le persone indagate per l'esplosione. La giornata del rifugiato nella Basilica di Santa Maria in Trastevere, ieri sera commovente veglia per ricordare le oltre 38.000 persone morte dal 1990 in poi nel Mar Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l'Europa. La chiesa era gremita, alcuni nomi delle vittime sono stati pronunciati ad alta voce dalla comunità di Sant'Egidio, accompagnati dall'accensione di candele e canti in lingua intonati dai rifugiati. Morire di speranza, questo è il titolo dell'iniziativa che si ripeterà in altre città d'Italia. La vicenda del Cinema America, ci sarebbero state riprese dalle telecamere di videosorveglianza gli aggressori di Federica, la polizia ricerca negli ambienti dell'estrema destra, a quella appartengono anche gli altri 4 denunciati nei giorni scorsi. Ilaria Dionisi ha intervistato Valerio Carocci, che è il presidente dell'associazione Piccola America. L'intimidazione alla sua ex ragazza, ma indirettamente anche a lei, come sta innanzitutto? Federica è a casa, è naturalmente scossa e spaventata. Certo, la minaccia fa pensare che l'attacco sia molto diretto. Era un modo per dire a tutti i ragazzi del Cinema America che devono stare in silenzio, noi non rimarremo in silenzio. Ci fu un precedente nel 2017 nei confronti di un ragazzo che indossava la maglietta, un militante di Casa Pound, aggredì questo ragazzo e uno di loro era anche lo stesso che venne nel 2013 ad assalire il Cinema America. Questo filo rosso di Casa Pound che percorre le nostri anni, le nostre iniziative, è il segnale che siamo nei territori, che siamo entrati in dei territori dove loro si sentivano a casa. Lei come sta? Sono stanco, dormo male, pesa la responsabilità che persone che mi vogliono bene vengano colpite e minacciate per arrivare a me. È terrificante, ma continueremo a proiettare e non ci fate paura. Ieri la seconda giornata degli esami di maturità, particolarmente attesa per la grande novità della prova doppia. Al liceo classico un brano latino di Tacito con versione greca di Plutarco sullo stesso argomento, matematica e fisica lo scientifico e 2 lingue per il linguistico. Abolita la terza prova, ora agli studenti resta l'esame orale. Denunciati e sottoposti a Daspo 12 ultra della Roma per aver aggredito altri supporter giallorossi, però non della loro stessa fazione. Infatti poco prima dell'ultimo derby, il 2 marzo, scontri dettati sia dall'esigenza di avere l'egemonia fra i gruppi della tifoseria, sia per impedire l'esposizione della coreografia allestita senza il loro coinvolgimento. E si è detto commosso ed onorato Ezio Bosso dopo aver ricevuto ieri in Campidoglio la cittadinanza onoraria di Roma. Ma ora vi raccontiamo una storia, arriva da Palmarola, ce la racconta Nazario Battista.